2, 3, 4, 5, 5, 6. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Buonasera, bentrovati a Bacon and the Butcher. E dopo i fasti sanremesi della scorsa settimana torniamo in puntata classica, in formazione tipo, per quella che è appunto che è l'episodio che va a chiudere questo binomio di anni che erano il 1984 e il 2004. Chiudiamo col botto però, chiudiamo col botto. Beh, io chiudo sottovoce, ho una playlist marzulliana o marzullesca, secondo te com'è più giusto? Marzulliana. Marzullica. Marzullica, cioè piano piano sottovoce, come piace a noi. Fatti anche una domanda, Matteo, e darti una risposta. Credo sia nato il figlio di qualcuno. Matteo. Perché, Matteo, diciamo, esatto. Sì, tanti auguri. Gli facciamo tanti auguri, è importante. Ricordo farlo in apertura. Indicavo il pupazzo, il fiocco. Non prendetemi per matto, non è qua davanti il bambino. State tranquilli. Ok, io ho una playlist sottovoce, a volte anche senza voce, cioè canzoni strumentali molto fighe, però purtroppo non adatte a questa fascia oraria. Però ragazzi, che volete fare? Questa che noi ce ne freghiamo, esatto. Un po' come Achille Lauro, esatto. E inizio con i Telephone Tel Aviv. Non so se li riconosci, se te li ricordi. Sì, immagino, sì, chiaramente. Sì, era una domanda retorica, però era per okay. il non è che sta, dubitavo, esatto. Purtroppo loro erano un duo nel 2004, poi mi sembra nel 2009. La morte di uno dei due, di Charles W. Cooper, ha praticamente reso il progetto un progetto solista, è rimasto solo il suo socio, tra virgolette, Joshua Eustis. Loro sono americani, base Chicago, fanno musica elettronica, ambient, insomma il genere è quello. Nel 2004 Map of What Is Effort Is era il loro secondo disco, dalla quale ho scelto di passare I Lied, loro sono il Telephone Tel Aviv, Bacon and the Butcher 2004. Into the wind.
missed it all. Caught up in everything. I meant well, but I didn't know how. Throw all caution to the wind. My friend, been this way forever. It was sunrise when we started, and now the trees have grown all over, and the winter skies are longing. And it's been this way. Fu rivelata, diciamo, a tutti i fan del progetto su MySpace. Te lo ricordi MySpace? Sì. Anni dopo qualcuno annuncerà la morte di MySpace su MySpace, su Facebook. Erano tempi incredibili. Buon Tom, eravamo tutti amici del Buon Tom. Esatto. No, io l'avevo cancellato dagli amici perché mi dava fastidio con la sua magliettina bianca. Veramente? Sì, sì, è vero, era fastidiosissimo. Che tempi quelli, davvero. Avevano veramente, cioè, MySpace aveva diminuito tantissimo la distanza tra l'artista e l'ascoltatore, no? E io mi sono scritto con tanti musicisti, ho conosciuto tanti musicisti al tempo di MySpace. E va bene, questo era l'esordio per quanto riguarda il 2004, ma passo la parola subito ad Amedeo. Sì, 1984, naturalmente sonorità molto diverse, ma ho cercato di metterne una che si abbinasse abbastanza bene. Loro sono gli Alphaville, questo è un grandissimo successo, Big in Japan, e dalla nostra generazione conosciuto forse più per la cover che ne fecero i Guano Apes, però sono un singolo di grandissimo successo degli Alphaville, pubblicato nell'84 dal loro album Forever Young. Big in Japan, cioè grande in Giappone, è un modo di dire per dire di una band appunto che è molto famosa in Giappone, cioè magari dalle nostre parti non è tanto conosciuta, diciamo, ma guarda che però in Giappone sono famosi. È anche un po' un modo per dire, insomma, di cercare una scorciatoia, no? Cercare di, non riuscendo a sfondare in Occidente, cercare di fare qualche soldo andando a pescare nel mercato dell'est. Tanti nostri, anche cantanti italiani, hanno avuto successo in mercati, no, dell'est Europa, in Russia e così via. Questa è Big in Japan, Alphaville, Bacon and the Butcher.
Japan, gli Alphaville, Big Grande Butcher, direttamente dal 1984. Famosissima. E sì, penso che la nostra generazione conosce per i One Way Apes, forse, ma anche perché c'è un revival degli anni 80, iniziato ormai da tantissimo e che non accenna a finire. Ci siamo tenuti dei grossi campioni come la nostra copertina. Scusate l'impatto. Maradona e Sheva, e tra un po' ci saranno altri grandi artisti, ma non svegliamo. E torniamo al 2004, alla nostra playlist sottovoce. È il turno dei Broken Social Scene. Ci spostiamo da Chicago, che comunque è abbastanza su nella regione dei laghi, a Toronto, quindi spostiamo in Canada dall'altra parte, per questo mega gruppo canadese, cioè quelle che si chiamano super band, no? In realtà sono tanti membri di altri progetti che poi confluiscono in questo progetto. Tra l'altro si sono da poco riformati. Brendan Cummings è diciamo il loro principale esponente, ma Emily Hines, per esempio, dei Metric, è un'altra delle voci di questa grande famiglia, davvero. E nel 2004 usciva Beehives, che nulla a che fare con Mirko Kiss Milicia. Esatto, con Kiss Milicia e Satomi soprattutto, dalla quale prendiamo questa Lover's Pit. Loro sono il Broken Social Scene, è un po' lunga, ma ha un intro particolare e ce l'ascoltiamo. A Bacon and the Butcher.
buonanotte questo, però molto molto bello, molto. Molto bello, sì. Va bene, movimentiamo un po' con un rock classico del 1984, è un grande successo internazionale tratto dal quarto album di Bryan Adams, Reckless. Questa è Run to You, canzone veramente che ha avuto un successo incredibile, come spesso capita le canzoni che metto. Anche questa ha una storia di rifiuto, nel senso che la canzone era stata immaginata e pensata per i Blue Oyster Cult, che invece poi la rifiutarono. Bryan Adams dice sì, vabbè, allora me la canto e me la suono, e insomma è rimasta nelle classifiche di Billboard per un sacco di tempo e ha venduto veramente tantissimo, è stata in vetta alle classifiche sia americane, canadesi, ma insomma anche qui in Europa. La canzone è Run to You, quindi corro da te. Naturalmente il testo parla di questo, di questa persona che è molto innamorato della sua donna, ma nonostante questo insomma non riesce a resistere dal correre da un'altra. E sentendo solo la canzone e il testo si penserebbe naturalmente al significato più semplice, quello di un amante, mentre vedendo il video in realtà Bryan Adams scorre dalla sua chitarra, quindi in realtà c'è un doppio senso tra un amore e l'amore per la musica. Quindi questa è Run to You, Bryan Adams. Never found out about you and I.
ricordare che la settimana prossima ci sarà un doppio appuntamento con Bacon and the Butcher. Uno classico, perché insomma mercoledì prossimo saremo ancora qua. E... in onda. Se tutto va bene. Sì, in onda e con la nostra classica puntata con degli anni nuovi che sorteggeremo più tardi. Ma poi venerdì invece 21 saremo ospiti in compagnia dei ragazzi di Efebbia per un evento, insomma, che si chiama Efebbia Winter, una serata quindi dove ci saremo noi a mettere un po' di musica, e ci sarà Emanuele Cordeschi che canterà le canzoni di Lucio Battisti. Sì, esatto, quindi questa accoppiata Battisti e DJ set Battistiano. Ma non Lucio Cesare, noi ci siederemo più a... no, chiaramente Esplodi DJ set più esplosivo, passatemi le battute un po' corrette. Signore, mi dissocio formalmente stasera. Dopo tutto questo, tu vuoi imitare Amadeus e attirare le polemiche, è vero, dello share di questo tutto programma. Studiato. Infatti tutto ti ha toccato i 5 visualizzazioni in diretta su Facebook. Esatto, in la brutta figura di ieri sera. Adesso esatto, inizio a cantare. E perfetto, adesso ritorniamo al 2004 con The Album Leaf. The Album Leaf è una one man band, in realtà è il nome di Jimmy Lavalle. La canzone di Bugo forse nel 2004, ci sto ripensando adesso. L'ho già passato Bugo, nel 2004, nella puntata italiana ho passato Che diritti ho su di te. È vero. Però noi siamo, esatto, facevamo ancora effetto. Esatto, ancora in molti pochi sapevano chi fosse Bugo, ma noi in realtà lo amiamo da tempo e gli vogliamo sempre più bene. Sì. E dicevo, The Album Leaf, Jimmy Lavalle, che è questo musicista di San Diego che ha portato avanti, diciamo, nel decennio passato, il suo ultimo disco del 2013, però insomma gli altri sono tutti all'interno degli anni zero, questo progetto musicale che ha toccato il suo apice con questi due dischi, quello del 2004 che era In a Safe Place e quello del 2006, ancora più bello, In the Blue Again. La canzone che ci andiamo ad ascoltare stasera è The Outer Banks, questa è The Album Leaf.
The Other Banks di Album Leaf, musica sottofondo, musica insomma. Non musica d'aperitivo, però musica che comunque ha lasciato il segno nel 2004, indipendente, quando il senso aveva tutto un altro significato, questo termine. Dipende anche in che mood sei quando fai l'aperitivo, no? Perché se sì, vuoi fare l'aperitivo un po' più pesantino, se sei abituato ad andare a letto alle 9, questa è la musica perfetta per l'orario aperitivo. Effettivamente, no, ne sono cosciente. Infatti me li sono tenuti per ultimi questi questa puntata, perché insomma non ero sicuro che fosse adatta alla fascia oraria, però andavano a passare, questo esatto. È un bellissimo pezzo. Vabbè, torniamo al 1984, veramente con un campione della musica mondiale, lui è Leonard Cohen. E nell'84 usciva il suo album Various Positions, che conteneva questa bellissima Dance Me to the End of Love, quindi fammi ballare fino alla fine dell'amore. È una canzone che ha un'ispirazione musicale un po' greca, diciamo così, mentre l'ispirazione di questa canzone in realtà è l'Olocausto, nonostante sia conosciuta come canzone d'amore, anche perché per come è strutturata, per le sue parole, insomma, viene da tutti conosciuta come canzone d'amore. E intervistato in radio nel 95, Leonard Cohen disse, a proposito di questa canzone: mi è venuta in mente ascoltando, leggendo, sapendo che nei campi di concentramento, vicino ai forni crematori, in alcuni di questi campi, un quartetto d'archi era obbligato ad esibirsi mentre l'orrore veniva perpetrato. Queste erano persone il cui destino faceva parte di quell'orrore, suonavano musica classica mentre i loro compagni di prigionia venivano uccisi e bruciati. Così quella musica, fammi danzare verso la tua bellezza con un violino in fiamme, significa la bellezza della conclusione della vita, la fine dell'esistenza e dell'elemento ardente in quella conclusione. Ma è lo stesso linguaggio che usiamo per arrenderci al nostro amore. Così non è importante che tutti conoscano la genesi della canzone, perché se il linguaggio viene da quell'appassionata risorsa, sarà in grado di abbracciare ogni attività appassionata. Ora, che dire, di fronte a queste parole di Leonard Cohen io mi taccio e vi faccio ascoltare la sua voce. Dance Me to the End of Love, a Bacon and the Butcher. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love.
dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Ringrazio Leonardo che ci sta ascoltando da casa e che mi ricorda che ne fece una bellissima cover di questa canzone Talia Zedek, ex cantante dei Cam, band adorata negli anni 90, e che insomma si è esibita poco tempo fa qui al Mishima a Terni e fece una cover di questa canzone. Grazie Leonardo per avercelo ricordato. Tra l'altro approfittiamo per consigliare la musica di Talia Zedek e anche quella dei Cam, via. Abbiamo fatto un cambio al volo nella mia ultima traccia e ne è venuto fuori un Inception niente male, non male volante. Non male. Diciamo è intervenuto il notaio che ci ha comunicato che effettivamente il disco che ho scelto per chiudere non era nel 2002 e qualche sito mi aveva tratto in inganno, e quindi ho fatto questo cambio volante con la prima delle escluse, una Lucky Loser di livello, per chi conosce il tennis capirà quello che intendo, ovvero gli Shearwater, che sono un gruppo texano nato praticamente da una costola degli Yorkville River, perché i due componenti principali degli Shearwater, ovvero Jonathan Mayburg e Will Sheff, hanno iniziato a suonare gli Yorkville River e poi si sono staccati e hanno iniziato insomma questo nuovo progetto. Texani, dicevo, che ho avuto la fortuna di vedere due volte dal vivo, trascinato dalla mia amica Valentina, che è la mia spalla radiofonica a Radio Galileo, che ha vissuto proprio un periodo di fissa clamorosa per gli Shearwater, che tuttora, nel senso, il loro ultimo disco è del 2016, ma esatto, se ne avessero fatti altri, insomma, li avremmo seguiti. Comunque io l'ho visto una volta a Milano, addirittura alla Casa 129, una volta al Circolo degli Artisti a Roma, due locali che tra l'altro non ci sono più, e che rimpiangiamo. Rimpiangiamo soprattutto il Circolo, insomma, per chi è, esatto, cioè Milano è più lontana da noi, però il Circolo era poi un punto di riferimento per questi tipi di concerti. Nel 2004, due anni prima, il loro disco, diciamo, principale, quello del successo, che si chiamava Palo Santo, usciva questo The Winged Life. La caratteristica di questi Shearwater, in realtà di Mayburg, che è quello che scrive le canzoni, che lui è un patito perso di ornitologia, quindi appassionato di uccelli e cose selvagge e selvatiche, e questa cosa ritorna un po' in tutte i suoi lavori, i suoi dischi, le sue canzoni. L'Inception di cui vi dicevamo prima è questo, perché la canzone che vi abbiamo proposto, che vi andiamo a proporre adesso, si intitola The World in 1984, quindi il mondo nel 1984. Questi sono gli Shearwater, la Bacon and the Butcher. Thank you.
Può farti avere un ascendente sul sesso femminile, perché lui, insomma, vabbè, un ragazzo normale, anche un bel ragazzo, ma si presenta sul palco con questo abbigliamento tipicamente texano, cioè cappellone da cowboy, camicia, cravatta texana, sì, no, cravatta no, no, camicia un po' aperta, stivale, e praticamente c'era tutta la platea femminile che sbava invisibilio dietro invisibilio a lui, sì, sì, però lui roscio, un po' anonimo, nel senso, bel ragazzo, però diciamo che se forse ingiustificato, la musica, magari, esatto, però, esatto. Non avrebbe scagliato, secondo me. Boccia, invece. Siamo al momento sorteggio, momento tanto atteso, sì, 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 del nostro sorteggio. Dopo ormai 5-6 puntate dedicate a questo binomio 1984-2004, andiamo a sorteggiare gli anni di cui ci occuperemo prossimamente. Esatto, ricordiamo che dalle puntate di gennaio abbiamo introdotto il 2019, sì, come anno papabile, quindi sì, anche conseguentemente... L'89? Sì. 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 No, il 99. Giusto? 99, sì. 89 c'era già, sì. Vabbè, io vado ad estrarre, poi vediamo se esce un anno già uscito oppure no. Il 3 sarebbe l'83-2003. Secondo me è uscito, vediamo se... Adesso diciamo... andiamo subito a verificare se 83 e 2003 è già uscito. Dobbiamo... Non sarà facile, dobbiamo ripercorrere un po'... Allora, sicuramente è uscito l'85, sarebbe veramente assurdo se... No, secondo me non è uscito, non è mai io uscito. Vedo il 93, ma non l'83. Allora, probabilmente mi confondo con l'85, perché ci sono delle canzoni che, cercando l'84, mi sono accorto che questa l'ho già messa, eccetera. E vabbè, te lo dico al volo, facendo questa cosa che faccio sempre, tutte le sede che facciamo... Non è uscito, è l'anno di Hail to the Thief. Dio, ah, beh, c'è anche You Are Free di Cat Power, altro, sì, di, sì, discone, sì, sì. C'è Elephant, porca, posso metterlo io Elephant? C'è della roba. Ci giochiamo. Io l'83 forse, vabbè, vediamo, andiamo a scoprire. Intanto andiamo a chiudere questa puntata con un altro, cioè un'altra canzone che non ha bisogno di presentazione. Io lo faccio solo però per dovere di cronaca. Forse nella mia top 5 delle canzoni della mia vita. Sì, è un gioiello che dura meno di 2 minuti, strano per me, insomma, tra l'altro. E ci metterò molto più a presentarlo che a farvelo ascoltare. E parliamo di Please 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 Let Me Get What I Want degli Smiths, uscita incredibilmente come B-side. Se mai nella mia vita dovessi farmi un tatuaggio, forse una frase di questa canzone potrebbe essere. Potrebbe esserlo. Sì, canzone, insomma, che parla, no, di
per una volta che riesca a prendere ciò che voglia, no? E un po' è stata interpretata anche come il desiderio di Morrissey di sfondare, di fare successo, ma può voler dire qualunque cosa. Sicuramente è un modo, no, per augurarsi un cambiamento nella vita, qualcosa di importante. E la canzone è meravigliosa, naturalmente. In una intervista Morrissey disse: penso che sia molto vicina ad essere la canzone perfetta degli Smiths, e nasconderla in un lato B è stato peccaminoso. Sono dispiaciuto per questo, anche se il fatto di averla inclusa in Hateful of Hollow può essere considerato un semi pentimento. Quando l'abbiamo suonata al Road Trade ci continuavano a chiedere: ma dov'è il resto della canzone? Perché appunto dicevano una canzone che dura meno di 2 minuti. Ma per me è come un velocissimo pugno in faccia. Allungare la canzone sarebbe stato, a mio avviso, un po' come spiegare ciò che è palesemente ovvio. Anche qui non c'è nient'altro da aggiungere. Sono gli Smiths, canzone con cui vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, nuova puntata di Bacon and the Butcher, e poi a venerdì per il DJ set con Efebbia. Salutiamo il nostro Marco e please 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 let me get what I want, gli Smiths. Ciao. Times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.